Il nuovo sistema di fissaggio di Mirage consente un utilizzo totalmente privo di cavi di connessione fra un pannello e un pannello successivo della medesima fila. Il sistema è molto rapido e intuitivo, fondamentalmente si basa su dei blocchi laterali a molla che si possono rilasciare con estrema facilità e un sistema di fissaggio basato su una connessione rapida che permette di assemblare e disassemblare il pannello con estrema facilità. La fase di montaggio è esattamente dello stesso modo, per cui semplicemente si prenderà il pannello, lo si posizionerà allineato ai pin e lo si posizionerà in sicura. In questo momento la connessione elettrica viene effettuata internamente alla flying bar, per cui quando accenderemo i pannelli saranno già alimentati e non ci sarà necessità di alcun tipo di cablaggio. Il fissaggio laterale a molla permette di chiudere perfettamente i pannelli uno vicino all'altro in modo da non avere alcun passaggio di luce, in quanto in un sistema see-through è fondamentale che la differenza tra un pannello e l'altro non sia visibile, in modo da avere uniformità nel passaggio di luce. A questo punto, alimentando il sistema, lo schermo è pronto all'uso. Buongiorno, sono Emilio Cornelli, sono il responsabile commerciale Clay Pachi per l'Europa continentale. Siamo qui sul nostro stand al Pro Light & Sound, una fiera che è trafficatissima, c'è moltissima gente. Arriva in un ottimo momento per noi, la ripresa che adesso è percepibile, avvertibile da parte di tutti, noi l'abbiamo già avuta lo scorso anno in realtà, con una grossa progressione, soprattutto in Germania, dico con grande piacere. Abbiamo un certo numero di nuovi prodotti che vengono presentati qui nella loro forma definitiva, lo Sharpie sicuramente, ma non solo, anche l'Alpha Profile 700 e lo Shotlight, quindi uniamo un momento positivo del mercato, un momento positivo nostro. È un momento positivo che appunto, come dicevo, è iniziato in tutta Europa già dall'anno scorso, con risultati in Germania quasi record. Abbiamo scelto uno stand molto luminoso, con molto bianco, dunque non adattissimo alle telecamere, però che è molto visibile. Abbiamo deciso di illuminarlo molto, illuminare molto lo sfondo e anche integrarlo con i pannelli LED che sono un nostro nuovo prodotto, anche questo presentato in maniera definitiva qui al Pro Light & Sound. Ci aspettiamo un'ottima edizione, ne abbiamo già i segni chiaramente da parte dei nostri clienti europei ed extraeuropei. Il momento è buono fortunatamente anche nel nostro paese, l'Italia che ha già avuto un anno record lo scorso anno sembra proprio destinata a bissare il risultato dello scorso anno anche quest'anno, quindi diciamo il futuro, almeno il futuro immediato, quello che possiamo prevedere sembra buono. Qui alla Pro Light & Sound del 2011 facciamo vedere un nuovo prodotto che viene fuori dalla famiglia dei MIDI LEDs. Come si vede qua, che è un faro a LED con 100 watt di uscita e che usufruisce proprio di una ventilazione naturale studiata apposta in maniera tale che il prodotto in sé consuma solo 110 watt al finale. La stessa cosa anche il MIDI LED Twin.
Anche lui esce fuori con 200 watt, il suo consumo si aggira solo a 10 watt della sua elettronica e dei ventilatori, che tra l'altro sono talmente silenziosi che anche andando lì con l'orecchio cercando di sentire qualche cosa si sente praticamente solo il flusso dell'aria che passa. La cosa importante anche per noi è che questa ventilazione è fatta in maniera naturale, in maniera tale che anche se il ventilatore una volta andrebbe in avaria, il prodotto in sé non si ferma e va avanti. Infatti il chip LED ha un sensore di temperatura che in base alla necessità regola poi il flusso della corrente in maniera tale da non sovrariscaldare mai il prodotto in sé. Come si vede dalla presentazione, abbiamo rosso, verde, blu come al solito, ma anche un canale dedicato con del bianco a 3200 gradi Kelvin, il che vuol dire che possiamo tirare fuori tutte le tonalità che vogliamo con una accuratezza del colore proprio che va nei minimi colori pastelli possibili. È controllato a 16 bit, quindi una perfezione nel suo controllo al massimo. Poi vabbè, lo strobo in quanto è necessario. Come si vede adesso siamo a 50 gradi e vado a chiudere a 12 gradi, il che vuol dire che questo prodotto è sia utilizzabile come un PC, come Fresnel, come anche un diffusore di 50 gradi, quindi la forcella in sé è anche fatta in maniera tale che si può appoggiare per terra, creando così poi un potente illuminatore di ciclorama. Poi qui davanti anche si può magari vedere, si può facilmente cambiare anche i filtri, basta tirar via la parte davanti, il che vuol dire possiamo avere più potenza di uscita o più uniformità di uscita, dipende quello che si vuole, anche un paraluce è previsto per l'apparecchio. Adesso come novità andiamo a vedere anche questo sagomatore che utilizza la stessa tecnologia, 200 watt, 16 bit di controllo e come si vede naturalmente la sua apertura va da circa da 12 gradi a 36 gradi e all'interno abbiamo un foglio di plastica stampato a colori, quindi utilizzando il RGB white che abbiamo all'interno come motore, come illuminazione, posso tirare fuori dalla scritta certe cose e far sparire altre, come in questo momento si vede solo profile, adesso si vede solo LED e come si vede anche regoliamo non solamente lo zoom ma anche il fuoco dalla distanza da DMX.